Ben ritrovati alla seconda parte di Free News. Passiamo adesso alla cronaca. Gli investigatori della polizia della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Comiso hanno tratto in arresto un incensurato di 61 anni, nel cui vivaio i poliziotti hanno scoperto e sequestrato quasi 65 kg di marijuana. Ma sentiamo i particolari nel servizio. Le indagini sono state avviate fin dal mese di giugno di quest'anno, quando nell'ambito di un'operazione antidroga i poliziotti trassero in arresto due comisani, sorpresi all'interno dello stesso vivaio incontrato a Comuni, lungo la provinciale Comiso-Santa Croce-Camerina, dove sabato sera gli investigatori della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Comiso hanno tratto in arresto l'incensurato 61enne Antonio Maugeri, che adesso deve rispondere dell'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. I poliziotti nel corso della loro attività hanno scoperto sotto un cumulo di terra un cunicolo dal quale si accede a un piccolo casotto sotterraneo all'interno del quale sono stati trovati i 65 kg di marijuana suddivisi in pacchi celofanati da 1 kg e 2 kg ciascuno, il cui valore complessivo stimato nel mercato dagli inquirenti sarebbe pari a 300-400 mila euro, così come hanno reso noto il questore di Ragusa Filippo Barboso, il capo della squadra mobile ragusana Francesco Marino e il dirigente del commissariato di Comiso Rosaria Marù, che nel corso della conferenza stampa in questura hanno messo in evidenza l'utilità di questa operazione, che ha evitato di far immettere nell'illegale mercato della droga ben oltre 65 mila grammi di marijuana. Al momento gli investigatori della Polizia di Stato ragusana e comisana escludono che in quel vivaio sia stata coltivata la marijuana ritrovata. È eclatante, fra virgolette, perché se consideriamo che questo tipo di prodotto va a grammi e viene commercializzato a grammi, avere 70 kg di prodotto sequestrato e tolto dal mercato è fondamentale. Io credo che per le famiglie, per la comunità ragusana sia un sospiro di sollievo poter contare su questo, cioè in questo Natale non ci sarà questo prodotto in giro, che comunque avrebbe portato, diciamo, io sono convinto che porti morte, perché la marijuana non è una droga leggera come si cercava di fare passare e come dico da tempo, è una droga come tutte le altre, con tutti i problemi delle altre, per cui non è giustificabile, non si può tollerare, e toglierla dal mercato è fondamentale. Voglio sottolineare, come ho detto prima, la difficoltà dell'attività che Squadra Mobile e Commissariato hanno portato avanti in maniera costante da giugno ad oggi, e soprattutto l'ottimo risultato conseguito, nella speranza che possa servire da punto di inizio per una valutazione più ampia di questo ingente rinvenimento su Comiso, per capire la piazza di spaccio dove tutto questo stupefacente era destinato, ma soprattutto tutti i vari componenti che, ahimè, oltre a chi magari la conservava o la faceva conservare per evitare i controlli, poi dovevano provvedere a metterla sul mercato. Un grande risultato per la cittadinanza, non tanto per le forze di polizia, grande risultato perché sono 70.000 grammi di marijuana che escono dal mercato, escono dalla possibilità che consumatori di qualsiasi tipo possano utilizzare, quindi sotto le feste diciamo che è un risultato che ci soddisfa e che riteniamo importante per tutti. E da Comiso ci spostiamo ad Acate, dove due rumeni sono stati accusati di furto aggravato e ricettazione. I due, un 28enne ed un 22enne, sono stati trovati in possesso di attrezzature per un valore di circa 8.000 euro e di 20 litri di gasolio di provenienza illecita. Vediamo. Deferito in stato di libertà un 28enne rumeno domiciliato da Acate, nel weekend appena trascorso l'uomo, coniugato bracciante agricolo insieme ad un altro rumeno bracciante agricolo 22enne, celibe e pregiudicato, a seguito di controlli da parte dei carabinieri di Vittoria all'interno della loro auto, una Fiat Palio, sono stati trovati in possesso di vari attrezzi agricoli e di antiparassitari asportati poco prima nelle contrade Canalotti e Chiappa da quattro differenti aziende agricole, nonché di una cassetta contenente attrezzi atti allo scasso per un valore complessivo di 8.000 euro circa. Il materiale asportato è stato restituito ai legittimi proprietari. Inoltre, i due denunciati sono stati trovati in possesso di un contenitore in plastica contenente circa 20 litri di gasolio, del quale non hanno saputo giustificare la provenienza. Il gasolio è stato sequestrato in attesa di identificare il legittimo proprietario. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Acate per verificare se i due possano essere stati responsabili di altri furti nelle restanti aziende agricole della zona. I due rumeni dovranno ora rispondere dei reati di furto aggravato e ricettazione in concorso.
E torniamo ad occuparci della scomparsa di Paolo Santini, l'anziano scomparso da Giaratano oramai da più di 10 giorni. Proseguono infatti ancora le ricerche, senza alcun esito. Vediamo. Proseguono le ricerche di Paolo Santini, l'anziano di 77 anni scomparso da Giaratana. Al momento non si ha ancora alcuna notizia. Coordinati dalla prefettura di Ragusa, operano quotidianamente sul posto diverse unità dei vigili del fuoco, appositamente intervenuti da altri comandi dell'isola. È presente presso il COM di Giaratana un'unità di topografia applicata al soccorso, composta da 2 unità provenienti da Catania e da Enna. Il personale TAS, formato per definire mappe e metodi di ricerca da applicare sul campo, individua ed assegna le zone da battere al personale che sul territorio effettua le ricerche. Sono in campo con cani addestrati alla ricerca di persone disperse anche le unità cinofile dei vigili del fuoco intervenute da Catania, da Enna e da Trapani. Inoltre quotidianamente una squadra dei vigili del fuoco del comando di Ragusa, personale del corpo forestale regionale, gli agenti dei carabinieri formano squadre con i volontari della protezione civile di tutta la provincia per battere sulla base delle indicazioni dei familiari e delle elaborazioni del TAS la cinta rurale di Giaratana. E ci spostiamo adesso a Vittoria, dove un albanese è stato deferito in stato di libertà ed un vittoriese di 41 anni dovrà invece rispondere del reato di violazione di affidamento. Ma sentiamo i particolari nel servizio. Un 22enne albanese è stato deferito in stato di libertà dopo essere stato sorpreso alla guida del proprio motociclo Piaggio sprovvisto della patente di guida che non ha mai conseguito. Il mezzo è stato sequestrato, dovrà rispondere invece del reato di violazione affidamento un 41enne vittorese coniugato, disoccupato, pregiudicato. All'uomo era stata data in custodia la propria autovettura Renault Scenic sequestrata dai carabinieri di Ragusa Ibl il 6 luglio scorso per mancata copertura assicurativa. L'auto però era stata parcheggiata dal vittoriese in una via pubblica di Contrada San Silvestro a Comiso piuttosto che nel luogo indicato nel verbale di affidamento. Inoltre altri 3 veicoli sono stati sequestrati per omesso pagamento del tagliando assicurativo. I carabinieri hanno anche effettuato 2 fermi amministrativi di cui uno ad un ciclomotore per mancanza del certificato di idoneità alla guida e uno ad un'auto per omessa revisione con contestuale ritiro della carta di circolazione. E continuiamo ancora con la pagina di cronaca. Un pregiudicato vittoriese è stato segnalato all'autorità giudiziaria dagli agenti di polizia impegnati nel weekend in intensi controlli del territorio. Intenso weekend per le forze dell'ordine. Un pregiudicato vittoriese è stato segnalato all'autorità giudiziaria per violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro in quanto aveva spostato senza alcuna autorizzazione un'autovettura sottoposta a sequestro e a lui affidata dal luogo dove aveva dichiarato di custodirla ad un altro luogo. 2 cittadini vittoriesi sono stati segnalati all'autorità giudiziaria perché ritenuti responsabili di lesioni personali in quanto querelati in circostanze diverse dalle vittime che dopo le liti scaturite da futili motivi e dopo essere state giudicate guaribili in pochi giorni hanno ritenuto di procedere penalmente nei confronti delle rispettive controparti. Nel corso dell'ultimo fine settimana da parte del commissariato di Vittoria sono stati intensificati i servizi di prevenzione tesi ad evitare rapine ai pubblici locali. Venerdì e sabato, oltre alle autovetture in servizio di volante, sono state dislocate sul territorio altre autovetture con personale in borghese che ha monitorato con discrezione supermercati, tabaccherie ed oreficerie. L'attività ha permesso di identificare circa 90 persone, molte delle quali conosciute all'ufficio, di elevare 7 sanzioni ai sensi del codice della strada e di denunciare 2 giovani vittoriesi, entrambi pregiudicati per guida di autovettura senza patente, per non averla mai conseguita. Le 2 auto sono state sottoposte a sequestro. E ci spostiamo adesso a Modica, rissa nella notte tra sabato e domenica in un locale notturno della città della Contea. 4 ragazzi sono dovuti ricorrere alle cure mediche dei sanitari dell'ospedale maggiore di Modica, ma sentiamo i particolari nel servizio. Maxi rissa nella notte tra sabato e domenica all'interno di un locale di Modica. Sono 4 le persone ricorse alle cure mediche, ma i contusi sarebbero di più. I particolari non sono ancora noti, ma ad un certo punto della serata alcuni presenti hanno notato un fuggi-fuggi generale da una zona del locale, dove in quel momento cominciavano a volare calci e pugni. Un gruppo di giovanissimi ha cominciato prima a pizzicarsi verbalmente, per poi arrivare allo scontro fisico. Si sono viste volare bottiglie, oggetti e poi parecchio sangue sul pavimento e sui tavolini. L'intervento provvidenziale dei bodyguard è servito a mettere fine alla contesa.
Quando i partecipanti della rissa si sono calmati, si è reso necessario il ricorso al pronto soccorso dell'ospedale maggiore. Per quattro ragazzi, i medici di turno hanno dovuto mettere mano agli strumenti necessari per medicazioni e per applicare punti di sutura. I feriti sono tutti modicani di età compresa tra i 19 e i 21 anni. Per uno c'è la sospetta frattura del setto nasale. Gli altri hanno riportato contusione e traumi intercostali al volto e agli arti. Guariranno in una quindicina di giorni. Sull'accaduto indaga la polizia di Modica. E cambiamo argomento. Come nel resto d'Italia, l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro della provincia di Ragusa, promuove iniziative per dare forza alla lotta contro i tumori. E lo ha fatto allestendo il magico mercatino dell'AIRC. Ma vediamo il servizio. Come accade nel resto d'Italia, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro provinciale di Ragusa promuove iniziative per dare forza alla propria lotta contro i tumori. E lo ha fatto allestendo il magico mercatino dell'AIRC. Con una donazione, questa associazione ha dato la possibilità in via Palma di Montechiaro 214 a Ragusa di poter contribuire alla ricerca sul cancro ricevendo un oggetto donato da tantissime attività commerciali ragusane. Quale gesto concreto a sostegno dei progetti di ricerca sui tumori femminili? Così facendo, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro di Ragusa continua ad assicurare il proprio contributo alla ricerca oncologica, trasformando la somma ricavata dalla vendita benefica in un contributo indispensabile. Si tratta di un obiettivo non secondario se pensiamo al fatto che l'AIRC è l'ente che in Italia finanzia più di tutti la ricerca sui tumori, più di ministeri e università. Ecco dunque perché un'iniziativa come quella dell'AIRC ragusana assume un significato rilevante. Un mercatino molto importante. Ringraziamo tutti i negozi del Ragusa e provincia che ci hanno donato i loro oggetti. Quest'anno si è voluto stabilire questa sede perché siamo entrati nel 25° anno di attività dell'AIRC in provincia di Ragusa. Abbiamo donato due mammografi all'azienda ospedaliera di Ragusa. Abbiamo regalato con il contributo di tutta la popolazione della nostra provincia un acceleratore lineare alla nostra azienda ospedaliera, creato un reparto di radioterapia. Io amo molto questa provincia, è una provincia generosa, attiva, intelligente. Si è sempre disponibile per queste iniziative che danno qualche cosa alla popolazione. E passiamo adesso alla pagina sportiva. Iniziamo con il calcio. Ragusa e Comiso vincono contro Mister Bianco e Caltagirone. Perdono invece il Vittoria del Modica, ma sentiamo i risultati della giornata nel servizio. Ragusa ancora inarrestabile. La squadra del capoluogo continua alla sua corsa, asfaltando anche il Mister Bianco. Grazie ai gol di Saraniti, Sisalli ed Arena, gli Blay hanno chiuso la partita confermandosi in testa alla classifica. Per adesso da soli in attesa della partita Atletico Catania-Messina, non disputata per indisponibilità del campo. Al 27° del primo tempo Arena confeziona un assist al bacio per Saraniti, che schiaccia di testa a rete. Passano 7 minuti e si sale il raddoppio sugli sviluppi di una punizione dal limite. Nel secondo tempo a colpire Arena al 30° l'attaccante azzurro vince un rimpallo, entra in area e fa partire un diagonale che si spegne in rete. Vince anche il Comiso che in casa ha sconfitto 4-0 l'Aquila Caltagirone. Nel primo tempo il Comiso al 17° è passato in vantaggio con Tumino, che ha approfittato di un errore dei difensori centrali calatini ed in piena area di rigore ha battuto il portiere. Nella ripresa si assiste ad un Comiso straripante che è riuscito a raddoppiare con Ginnirella e a chiudere il match con i gol di Boemia e dello stesso Ginnirella. Sconfitta invece per Vittoria e Modica. I biancorossi escono dal campo della Leonzio con il risultato di 1-0. Stesso risultato per il Trecastagni a danno del Modica. In classifica guida Ragusa a quota 34, Vittoria ferma a 23, il Comiso sale a 16 e Modica con 6 punti. E dal calcio ci spostiamo al basket. Vincono sia l'Olimpia Basket Comiso sia la Virtus Arena e passa l'acqua a Ragusa. Sconfitta invece per la nuova Virtus Ragusa. Sentiamo. Un'altra vittoria per l'Olimpia Basket Comiso, una vittoria conquistata alla fine di una partita vera, con un coraggio adrano venuto a Comiso per giocarsi la partita e sovente ha messo in difficoltà un Olimpia Comiso che non ha certo disputato la sua migliore partita. Risultato finale 64-48. L'Olimpia Comiso ha sempre condotto la gara in vantaggio, anche se non ha mai dato l'impressione di dominare partita a causa di uno Sporting adrano mai domo, che ha cercato sempre di stare in partita e di vendere cara la pelle.
Alla fine l'Olimpia Basket è riuscita a vincere grazie alla maggiore tecnica dei suoi giocatori, trascinati da un ottimo Savarese, autore di 17 punti. La squadra del presidente Amato mantiene dunque inalterata la striscia di vittorie e il coach Ceccato conta di recuperare Di Apico in vista dell'incontro di sabato con il CUS Messina, una partita proibitiva sulla carta ma che sarà determinante per dimostrare il valore effettivo della compagine comisana. Sconfitta in casa per 63-84 per la nuova Virtus Ragusa contro la Cireale. La Venosan, terza forza della graduatoria in salute, ha fatto valere i diritti del più forte contro la nuova Virtus, peraltro priva di due pedini dello starting five, Cassì e il pivot Mammana, assenze che si sono sentite pesantemente. Vittoria anche per la Passalacqua che ha vinto 65-60 contro lo Spezia. Non è stata una partita dagli alti contenuti spettacolari ma equilibrata e incerta e intensa sino agli ultimi istanti. Il Ragusa ha vinto grazie ad un ultimo quarto praticamente perfetto, avendo così la meglio sugli avversari. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo che potrete seguirci anche online al sito www.freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento con le trasmissioni di Free TV.